Gentili amici telespettatori, buongiorno, bentrovati, appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8. Come ogni mattina andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei giornali di questo giovedì 14 gennaio. Partiamo dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Cardiochirurgia, il PM indaga dopo gli articoli di Quotidiano. Nomina del primario al Vito Fazzi, scatta l'inchiesta, atti sequestrati. Lamelli dice non mi fermo ed è polemica. San Donato, tragedia in casa, bimbo di 3 anni muore soffocato, inutili i soccorsi in ospedale. La donna dell'acido condannata per aver tentato di evirare un gallipolino, il salentino la conobbe in vacanza e poi la raggiunse a Milano. Xylella, primo obiettivo, evitare l'infrazione dell'Unione Europea, l'incontro tra il ministro e il pubblico ministero, cioè collaborazione. E poi droga alla Movida Leccese, arriva la sentenza, coffee and drug, 15 anni per 6 spacciatori. Il taglio basso, Melendugno, il gasdotto va fermato, TAP non ha tutti i permessi, nuovo affondo di sindaco e comitato. Ricerche petrolifere in Adriatico, i deputati PD a Renzi, ripensaci, l'incontro dei parlamentari con Emiliano a Roma. In alto, la riunione STP, la provincia pronta a silurare Pepe. La storia, io in barca con papà per salvare i profughi. Per il calcio parla Salvi, resto giallorosso e andiamo in Serie B. L'analisi, le grandi ipocrisie sul rilancio dell'Ilva di Taranto. Passiamo alla prima pagina della Gazzetta di Lecce con i titoli. Cardiochirurgia, la Guardia di Finanza negli uffici dell'ASL, la Procura ipotizza l'abuso e il falso. Sequestrati gli atti relativi alla recente nomina del primario. Il commissario Silvana Melli. Procedura trasparente, se vogliono intimidirmi per condizionare le scelte sono pronta a lasciare la direzione. Ancora da Lecce, sicurezza al pronto soccorso, parte un piano proprio per garantire la sicurezza degli operatori sanitari nel pronto soccorso. E ancora fiducia generosa al sindaco, ma dove era la minoranza a proposito della classifica che vede il sindaco di Lecce Paolo Perrone, quale cittadino, primo cittadino più amato d'Italia. Efficienza delle istituzioni, Salento in coda alla classifica. Nel rapporto dello Svimez, quella leccese scivola dal 72esimo al 74esimo posto fra le province italiane. Il top assegnato a Firenze, pugliesi, calabresi e siciliane, le Cenerentole. Melendugno, gasdotto TAP, il comune denuncia progetto a rischio. Da Lecce in via Taranto scippano una docente, ma vengono inseguiti e arrestati, presi 2 malviventi accusati di rapina. Da Veglie la cantina vinicola finisce in vendita all'asta, l'allarme del consigliere d'opposizione Fai. Nardò, amministrative, scendono in campo anche i 5 Stelle. Da Lizzanello la minoranza no a speculazioni vicino al cimitero. E adesso la prima pagina del Messaggero. Unioni civili, numeri in bilico. Voto il 28 gennaio al Senato. PD diviso, i cattolici. Stralciare le adozioni gay. Berlusconi, votiamo no. Alla Camera sarà battaglia sull'eutanasia. Per la prima volta si discute un disegno di legge sul fine vita. Pacchetto Madia, pubbliche amministrazioni, le partecipate sotto il controllo di Palazzo Chigi. Intervista a Rughetti, Roma, sui salari, niente sanatorie, si scelga il rigore. È quanto affermato dal sottosegretario alla funzione pubblica, Angelo Rughetti. Che stagione sarà? La scommessa del Premier e le sue incognite. E poi da Istanbul, arrestati 3 russi, il kamikaze chiese asilo, l'accusa della Turchia, dietro la strage ci sono attori segreti. Il gelo dell'India, la torre in Italia solo fino ad aprile. L'ultimo discorso, non odiamo l'Islam, ma l'America fatica ad ascoltare Obama. Ashley e caccia al pusher Carlos, sembra Monzon. Roma, parliamo di calcio, la svolta di Spalletti, acquisti e nuovo modulo.
si discute per quanto riguarda la panchina. Luciano Spalletti dunque alla guida della squadra giallorossa. Pallotta dice è l'ora di cambiare, no a Capri e Spiatori, un grazie a Garcia. L'opera di Roma, Emma Dante, la mia Cenerentola è stata baciata dalla fortuna. Il bilancio, musei, visitatori in crescita, è stato un anno da cifre record. Il giallo, l'addio pianificato di David Bowie, spunta l'ombra della dolce morte. E adesso la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Abuso e falso, cardiochirurgia a Lecce, la procura indaga sulla nomina del primario, la finanza sequestra atti negli uffici della ASL. Energia e ambiente, trivelle alle Tremiti, i no viaggiano online, i parlamentari pugliesi, PD, Renzi ci ripensi, in una sola giornata 30.000 adesioni alla petizione lanciata dai Verdi. La politica, l'odissea infinita sulle unioni civili, testo in aula il 28 gennaio ma è scontro, partiti divisi, Berlusconi cerca l'unità in Forza Italia, l'illusione fatale dell'onestà al potere. Ulivi malati, la xylella senza frontiere, allarme a Carovigno e Fasano, tagliati i rami secchi per evitare controlli, il procuratore di Lecce ricevuto dal ministro, grande collaborazione, apprensione nel nord barese per la minaccia di contagio, ma l'osservatorio fitosanitario regionale vieta le verifiche, opposizione all'attacco, palese, la regione è sensibile solo alle assunzioni dell'Arif, i 5 Stelle, fuori i colpevoli. Vedete la vignetta, olio di gomito. Il boss è libero, Bari si divide. Savino Parisi è stato scarcerato, i suoi lo festeggiano con fuochi d'artificio e lo osannano sui social. Il plauso al padrino, la morale sottosopra. Lo scandalo, Mazzetta Show al Teatro Petruzzelli. La procura, una tangentina dietro ogni spettacolo, accertati 8 casi in 2 mesi. E le indagini non sono ancora chiuse. Il malaffare è il pubblico. Ma quo vado? Vado al museo. La buona notizia è che gli italiani nel 2015 hanno frequentato i musei. E adesso andiamo a leggere le pagine interne del Nuovo Quotidiano di Puglia. Nella pagina d'attualità, riflettori puntati sulla criminalità, politici nel mirino, incendiata la villa dell'assessore Luperti, danneggiata la casa estiva dell'esponente PD. Le fasi, polizia e vigili del fuoco, dopo la segnalazione, si sono immediatamente recati sul posto intorno alle ore 23. E poi i danni, il rogo ha divorato un deposito attiguo proprio accanto alla villa. Le indagini, inquirenti al lavoro, oscuro il movente. L'intervista, l'amarezza della vittima, preoccupato soprattutto per la mia famiglia. L'assessore Luperti ha detto: ogni giorno contrastiamo tanti interessi, questo è il prezzo che dobbiamo pagare. Uno non si aspetta che per la politica possano accadere cose di questo tipo. Non ci sono soltanto i guai di Torre Guaceto, ma anche il piano Costa e stabilimenti balneari. Solidarietà da parte di Consales, il sindaco di Brindisi, si chiarisca l'accaduto. Il personaggio, il re delle preferenze dal cognome pesante, alle elezioni del 2012, appunto Pasquale Luperti, è risultato il più suffragato. Il dato, gli amministratori sempre sotto tiro, nel 2014 nella provincia di Brindisi ci sono stati 13 casi. Il petrolio in mare, ok alle trivelle, i parlamentari PD, Renzi ci ripensi, i deputati con Emiliano, il governo riveda le scelte sulle Tremiti, critici Massa e Tomaselli, contrapposizione generica e forzata. I passaggi cruciali, 10 regioni italiane vogliono il referendum, il governo emenda lo sblocco Italia, il ministero autorizza altre ricerche in mare. Lo scenario, le associazioni sollecitano gesti concreti da parte degli enti locali, gli ambientalisti subito una moratoria, l'accusa per WWF, Legambiente e Greenpeace,
il governo è in conflitto istituzionale. La petizione online già 35.000 firme per difendere le isole pugliesi. Il batterio degli ulivi. Xylella, asse per evitare la scure dell'Unione Europea, incontro tra il ministro e il pool della Procura di Lecce che ha sequestrato gli alberi e bloccato il piano. Il tavolo, un confronto di 2 ore, clima di collaborazione interistituzionale. Le mosse, niente più abbattimenti ma interventi di concerto contro l'infrazione europea. Dunque dall'incontro tra il ministro Maurizio Martina e il procuratore Cataldo Motta sono emersi dei dati importanti. Il quadro, le incognite in piedi, stato d'emergenza, TAR e scelte europee. In bilico su tutto, a cominciare dalle decisioni dei giudici amministrativi dopo i ricorsi. E dopo il decreto dei magistrati, tanti nodi da sciogliere per poter contenere il batterio. I punti chiave, a Bruxelles in piedi la messa in mora, possibile presentare delle controdeduzioni. Lo step, il 25 gennaio si riunisce il Comitato Fitosanitario Unione Europea e potrebbe parlare di Xylella. La Regione Puglia, rebus su cosa farà Emiliano, di fatto ora titolare del dossier. L'appello di Palese... più aiuti agli operatori colpiti. Le sfide del welfare. Riordino ospedaliero, spunta la doppia bozza, la chiave e la spesa per il personale. Ballano 200 milioni. Il confronto. La Regione aspetta segnali dal Ministero su quale delle due versioni adottare. A Roma, ieri tavolo con Lorenzin sul patto della salute e sul nodo Nord-Sud. Reddito di dignità, il via libera slitta a febbraio, via alle audizioni nelle commissioni consiliari, sentite le parti sociali. Il gasdotto nel Salento, il no tap, stop al cantiere, prescrizioni non rispettate. Sotto i riflettori il comune di Melendugno e attivisti, il microtunnel e il nodo dei 200 alberi di ulivo. L'accusa, l'azienda non ha ottemperato a molte indicazioni ministeriali. Il caso, alcune piante infette di Xylella sotto sequestro ed Emiliano rilancia il tema. La replica, l'azienda risponde dopo la conferenza stampa, le verifiche procedono. No, comune inadempiente, stiamo ottenendo i pareri. I punti chiave, lo scontro, siamo stati costretti ad attivare la sostituzione del funzionario incaricato, l'iter soddisfacente il processo di verifica d'ottemperanza anche per gli ulivi. Il siderurgico, l'Ilva di Taranto in vendita, sì della Camera, pronte le risorse per risanare. Il caso a Bari, festa al boss Parisi, con te più sicuri. Fuochi d'artificio e post in rete per salutare il capomafia libero. Emiliano, provo dolore. Il battesimo nel carcere di Lecce, l'iniziazione alla malavita e i rapporti con la Sacra Corona Unita. L'interrogazione, il caso finisce in Parlamento. Ginefra del PD chiede perché la questura non abbia agito. Vedete alcuni post su Facebook dedicati alla scarcerazione del boss Parisi. Forse se ci governasse lui le cose andrebbero meglio, forse dovrei eliminare il forse. Lo Stato ruba ai poveri per dare ai ricchi, Parisi ruba ai ricchi per dare ai poveri, onore a Savino Parisi. E poi parlate anche il signor Parisi è un grande uomo che se può aiuta la povera gente. Lecce. Ti è piaciuta l'università? E adesso pedala gratis. La Regione assegna 155 biciclette ai neoiscritti più meritevoli che hanno scelto l'Ateneo Salentino. Prevista il 23 gennaio la consegna delle due ruote, in programma ciclopasseggiata per le vie storiche. Le tappe, il bando, mobilità sostenibile per gli studenti, i vincitori 100 ragazze e 55 ragazzi. La cerimonia, consegna e passeggiata per le strade della città. Appunto, appuntamento per sabato 23 gennaio. In rettorato. La polemica Martini, centro anziani strumentalizzato. Comune di Lecce, strade cambiano i nomi, si insedia la commissione, il gruppo di lavoro si è insediato ieri mattina a Palazzo Carafa.
Formazione giovani farmacisti a lezione alla Cofarma. Medicina, salute mentale, incontri e riflessioni per due giornate. L'appuntamento è presso il polo didattico dell'ASL di Lecce. Bufera sulla sanità. Concorso primario Alfazzi. Atti sequestrati all'ASL. La procura apre l'inchiesta. Cardiochirurgia. Si indaga per abuso e falso ideologico dopo gli articoli di Quotidiano su ricorsi e riesami. I medici Casali, Esposito e Zaccaria. Tre nomi e un posto. Guerra aperta in corsia. Gli specialisti tra ricorsi e richieste di riesame. Commissione nel mirino. Il piano, scelto il meglio, non mi fermo, e Lamelli tira dritto sulla nomina. Il medico da lunedì in servizio, la conferma del direttore e le polemiche. Il nodo, nessuna tensione a causa del sequestro, le prime polemiche. Il braccio di ferro svelato proprio da Quotidiano. La mortalità errata, rapporto a Genas, fate chiarezza. Capone. Interrogazione in Parlamento, Caroppo, difendiamo il territorio. La città e i servizi, il Comitato Santa Rosa, più verde nei quartieri, alberi in città, sfida lanciata per migliorare la qualità della vita, musica, eventi e incontri, l'obiettivo del benessere. La presentazione, oggi al Fondo Verri il messaggio per gli spazi pubblici, la giornata, il 21 gennaio, la full immersion per sensibilizzare anche il Comune. Ambiente e nuova socialità, un convegno, parola agli esperti nazionali. Ambiente, guerra alle erbacce nel Teatro Romano, ora tocca alle strade, diserbo meccanico e lavori di spazzamento. Il caso, Trucks Road incompleta, martella al sindaco, subito la strada parco, le due aree della 167 sono ancora separate tra loro. Il consigliere, insicurezza tra rioni e i pedoni scavalcano pericolosamente il guardrail. Politica e trasporti, rottura in STP, provincia pronta a cacciare Pepe. Oggi l'assemblea dei soci, all'ordine del giorno la rimozione dell'amministratore scelto dai fittiani. Il nodo, l'ultimo atto del braccio di ferro con il centrodestra, le assunzioni a tempo di 40 lavoratori e la guerra sul bando. Il caso, scuola per gli adulti, scontro sulla nuova sede, il comune, verifichiamo altre ipotesi. Salvemini e la dirigente bocciano il trasferimento nella zona delle vele dopo l'addio alle CNOS. L'iniziativa Istituto Scienze Religiose si riparte. Le sfide del Salento, una grotta da National Geographic, ora nel dossier UNESCO. La rivista la celebra, ma i salentini la dimenticano. La direttrice del museo merita più attenzione. La svolta, Maria Assunta Orlando dirige il polo paleontologico. Investiamo nel sito, vedete? La grotta dei cervi a Porto Badisco, uno dei tesori dell'arte preistorica, secondo gli studiosi di tutto il mondo. L'altro fronte, il distretto agroalimentare, punta sui nuovi fondi dell'Unione Europea. Passa il treno dei finanziamenti per un settore chiave. Il presidente Alessandro Candido, scegliamo la qualità o non ce la faremo. Incontro domani al tavolo i politici ma anche operatori e imprenditori. L'iniziativa, la giornata si chiuderà con l'apertura della scuola del Gambero Rosso. L'allarme, scippi seriali in centro, incubo finito, due arresti. In cella due uomini accusati di aver sottratto la borsa all'automobilista ferma al semaforo. I banditi in manette, l'inseguimento, i due sono stati tallonati dalle auto della polizia, fermati in via Vallese. L'incendio, paura sul viale, in fiamme auto parcheggiata. La sentenza, fiume di droga per la Movida, sei condannati. L'inchiesta, le indagini partirono in seguito all'arresto del gallipolino Nardelli. Le accuse, gli imputati sospettati di aver messo in piedi una rete di spaccio. La sentenza in appello, scommesse illecite, assolti due ingegneri. L'inchiesta sui casinò online della Procura di Messina, estranei ai fatti, Luca Contursi e Alessandro Donadeo. Provincia di Lecce, siamo a San Donato, muore soffocato a tre mesi sotto gli occhi dei genitori. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri, il piccolo era il primogenito, il dramma. Inutile la corsa in ospedale e il disperato tentativo dei medici di rianimarlo. L'indagine, il referto del pronto soccorso trasmesso al magistrato per gli accertamenti necessari.
da Martano, 30 anni per omicidio, risconterà ai domiciliari, concessa ad Antonio Zaccheo la detenzione alternativa al carcere, ad una condizione, stia lontano dalla Puglia. Maglie, una nuova stazione per il corpo forestale. Andiamo a Campi Salentina, alloggi popolari, ristrutturazione al Mamma Bella, 30 case rimesse a nuovo, Sirsi, grandi opere nel 2016, in attesa di interventi dal 1989, erano stati distrutti da un incendio. Trepuzzi, trovata bruciata l'auto della donna rapinata domenica, Copertino, parcheggi, piano traffico e incentivi per rigenerare il centro storico. Incontro pubblico alla società operaia per discutere sulle proposte del consigliere PD Vincenzo Nobile. Lizzanello, cimitero, ristretta la fascia di rispetto, il piano urbanistico deve essere corretto, nota al sindaco e al responsabile del consigliere Mocavero. Aradeo, un programma di prosa e musica per la stagione al Teatro Modugno. Squinzano, flop al numero verde, impossibile prenotare. Odissea di un paziente che per una visita all'ospedale di Brindisi ha dovuto chiamare addirittura la polizia. Dalle 11.30 alle 16.30 sempre occupato, neanche gli agenti hanno potuto far nulla. Carmiano, braccialetti elettronici esauriti. Resta in carcere il giovane preso per rapina. Alessio De Mitri non può ottenere gli arresti domiciliari dal Tribunale del Riesame di Bologna. I giudici è un pendolare del crimine e nulla per ora fa supporre che possa essersi ravveduto. Monteroni, scuola, via al progetto sulla lettura. Andiamo a Gallipoli, la ragazza dell'acido tentò di evirare un salentino. Antonio Margarito, tra le quattro vittime dell'ex bocconiana condannata a 16 anni. Il giovane conobbe Martina Levato, questo è il nome della 23enne, la conobbe a Milano, poi la incontrò l'estate dopo in provincia di Lecce. Da Maglie, presidenza MTA, in comune oltre 50 candidature. Il bando riproposto dall'amministrazione per un errore nel testo. Da Nardò, consiglio e commissione per una ratifica, che spreco. Ancora da Nardò, giudice di pace nel caos, bisogna farlo funzionare. Concessioni demaniali, né vincitori né vinti. E da Nardò ci spostiamo a Melendugno, bolletta da 17.000 euro e il porto di San Foca rimane senza acqua. Tricase, ospedale, stop ai lavori sul parcheggio, contestata una difformità di alcune opere rispetto al progetto iniziale, si attende l'approvazione della variante, il cantiere bloccato dal comune dopo un'ispezione della Guardia di Finanza. Coppola, nessun sequestro, ma ho fermato l'impresa e mi sono dimesso da direttore dei lavori. La polemica è progettista e direttore, sindaco incompatibile. L'opposizione approfitta del blitz delle fiamme gialle per chiedere provvedimenti. L'accusa, Coppola è dipendente dell'ufficio tecnico. Specchia, Aro 9, si dimette il vicepresidente, il sindaco Pagliara ha lasciato l'incarico. Lo scontro, non siamo d'accordo sulle procedure di gara per il servizio dei rifiuti. Miggiano, furto fallito alla stazione di servizio API. E poi da Novoli, Focara, ultimi ritocchi, ma la festa è già partita. Entra nel vivo il ricco programma delle iniziative per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. L'appuntamento in Gemme dello Sport, stasera i riconoscimenti alle eccellenze salentine. Galatina, ospedale declassato, mettiamo in mora i tecnici, dall'ex sindaco Sandra Antonica, vice segretario regionale del PD, una proposta per il Santa Caterina. La richiesta? Bisogna modificare quella riorganizzazione. E poi da Copertino, i beni tolti alla mala, dibattito in biblioteca. Da Trepuzzi, Movimento 5 Stelle, nell'oratorio un incontro pubblico. Il piano, tanti parcheggi e corse speciali dei treni sud-est, sicurezza, un massiccio dispiegamento di carabinieri, polizia e finanza. La storia, io e papà in barca di notte, così salviamo i migranti. Michele e Salvatore Casciaro, tre giorni fa, hanno strappato alle onde una donna somala. Vivono a Corsano, il loro scafo è a Novaglie, da lì prendono il largo ad ogni emergenza. Il salvataggio, l'abbiamo fatta salire a bordo, lei non capiva o era troppo scioccata. I soccorsi, due decenni fa, lo facevamo anche con gli albanesi. Melissano, incendiato nella notte il furgone di un imbianchino, misterioso episodio, il mezzo cosparso di liquido infiammabile.
sono partite le indagini. Da Tricase, processione, dibattito, musica e spettacoli al liceo Stampacchia. Da Gratina, il poeta Rondoni al Colonna per la notte del liceo classico. L'appuntamento è per domani pomeriggio. Massimiliano Latorre resterà in Italia almeno fino al 30 aprile, la decisione delle autorità indiane, la Farnesina, è per l'arbitrato internazionale. La sua posizione deve essere definita autonomamente e l'India non può decidere. Abbreviato per l'omicidio, uccise il padre, la causa con lo sconto dal GUP va all'udienza del 19 gennaio. Notte di vandali, devastato il ristorante Al Gambero nel borgo antico di Taranto, 7 auto sfregiate, il ristorante è completamente distrutto, i danni attorno ai 300.000 euro. E adesso appuntamento con gli spettacoli. Silvestri, il tour dei teatri passa per Lecce. Il cantautore romano sarà al Politeama il 23 marzo. Il nuovo album esce il 26 febbraio. Benvenuti al Motel Forest. Il comico Michele Foresta, al secolo Mago Forest, nei panni del mago, con il suo show ad Aradeo domenica e poi a Brindisi, a Ostuni e a Taranto. Ottaviano, Enzo De Caro e Anna Galiena in scena stasera come coviventi poco loquaci. Cineclub universitario, omaggio a David Bowie, il grande artista scomparso di recente. L'appuntamento mercoledì alle officine Ergo di Lecce per un viaggio tra cinema e musica. Apriamo la pagina dedicata al calcio, parliamo di Salvi, Stefano Salvi. Lecce, resto e conquistiamo la B. Il centrocampista giura fedeltà alla maglia giallorossa nonostante le sirene di mercato degli ultimi tempi. Con la Lupa Roma abbiamo confermato di soffrire le squadre provinciali, ma non accadrà più. La gara con l'Andria si prepara da sola, vogliamo vincere per volare alto. Il Salento nel cuore, in questa terra, dice Stefano Salvi, mi trovo a meraviglia. Per quanto riguarda il calciomercato, il Catania insiste per avere Pessina, ma dovrà aspettare. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Le previsioni in Puglia, la pressione si mantiene sui livelli medi sulla nostra regione con un'altra giornata all'insegna del tempo in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato. Vanno rilevate soltanto un po' di nubi sparse qua e là e qualche occasionale addensamento sul Foggiano, specie sul Gargano. Le temperature massime sono mediamente attese tra i 13 e i 15 gradi, le minime tra i 3 e i 9 gradi. Domani vediamo la tendenza del tempo. Domani avremo cielo piuttosto nuvoloso con addensamenti e deboli piogge sparse. Attenzione perché da domani la colonnina di Mercurio comincerà a scendere, quindi temperature in diminuzione, e poi da sabato aria fredda dai Balcani porterà condizioni di maltempo con piogge e nevicate in collina. Da domenica addirittura i fiocchi bianchi dovrebbero spingersi fino ad arrivare anche nel Salento. Farà molto freddo. Ed è tutto, abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, io vi rimando al prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con la prima edizione in diretta del TG8. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Canale 8. Arrivederci.